non è che un'iniziativa così brillante, sicuramente è brillante per il comune. Praticamente la legge ci consente di poter utilizzare a costo zero dei lavoratori che hanno perso il lavoro e sono in lista di mobilità. Noi abbiamo fatto una delibera, un progetto a supporto dei vari servizi che eroghiamo tutti i giorni, dalla raccolta differenziata, alla pubblica illuminazione, alle fognature, un poco tutte quelle che sono le attività di un comune. Questi erano lavoratori che stavano a casa e che noi impegniamo per 20 ore, 20 ore settimanali. La legge ce lo consente. Purtroppo, in questo momento le casse comunali non ci consentono di poter dare qualcosa in aggiunta, ma non è detto che in futuro, perché poi si tratta di persone che sono degli operai specializzati molto bravi e quindi naturalmente il comune avrà sicuramente il suo risparmio perché non si dovrà rivolgere a ditte esterne e sicuramente avrà i suoi vantaggi per il lavoro che faranno. Si potrà dare in futuro ad altri? Sicuramente sì, ma comunque dipende da coloro i quali in futuro saranno in questo famoso elenco dell'ufficio del collocamento e che saranno pagate dall'INPS. Quindi io voglio chiarire per i cittadini di Padula, non abbiamo fatto nessuna assunzione perché le leggi oggi non ce lo consentono, abbiamo soltanto sfruttato una normativa che va a vantaggio degli enti locali in questo momento.